Buon sabato, amiche mie. Siccome ieri mi è arrivato un pacco da parte di Lookfantastic con delle cose nuove di MAC, ho pensato che fosse la volta buona per ricreare un total look tutto con prodotti MAC, visto che tra l'altro c'è una promo molto carina sul sito di Lookfantastic con una piccola box di MAC utile per le vacanze estive. E vi faccio vedere perché io l'ho ripresa. Questa palettina che avete visto già più volte, che nel mio caso è distrutta, ma proprio perché la uso. Adesso è una promo molto carina che vi metto sotto sul sito di Lookfantastic, che tra l'altro ve l'ho ridetto in questo video perché mi sa che non ve l'ho mai detto per bene. Sul sito di Lookfantastic trovate tantissime marchi, poi come fosse una grande profumeria. Lì, se trovate qualcosa che vi dovesse piacere, avete un codice sconto che è MARIANNALF, cioè Marianna Lookfantastic, tutto maiuscolo, che vi fa alzare la percentuale di sconto fino al massimo applicabile sul sito. Quindi anche questo ve lo scrivo nel testo del video. E vi lascio il tutorial, spero che il look vi piaccia, ma è un look ovviamente normale, replicabile per tutte noi, molto semplice e però dall'effetto ricercato e carino. Vi lascio il tutorial, ciao amiche mie. Ve l'avevo anticipato e quindi andiamo a realizzare una full face con MAC. Allora, tanto sono tutti prodotti che in realtà avete visto, forse più prima avete ragione che adesso, ma me lo chiedete da tanto, vi realizzo un trucco con quelli che sono i miei prodotti preferiti di MAC. Allora, intanto vado prima, e chi viene a farsi truccare da me lo sa, che il Fix Plus, che è il fissativo, io lo utilizzo prima e dopo il trucco. Quindi apriamolo. E lo vado a, avevo già idratato, e lo vado a spruzzare su tutto quanto il viso prima di mettere il fondotinta. Il fondotinta che io preferisco di MAC a livello di copertura, ma non è una copertura super trasparente, è una buona copertura, lo sapete, è lo Studio Fix Fluid, cioè, vedete, cioè si vede che io li utilizzo, sono distrutti. È un fondotinta da pelli miste a grasse, a coprenza abbastanza alta, ma se lo stendete in maniera molto sfumata, la coprenza viene un pochettino diluita. Allora, vi faccio vedere, io sto utilizzando il colore 4.75. Vi faccio vedere la coprenza, ne ho messo un pochino sulla mano. Lo metto su un lato, così potete vedere la differenza. È un fondo con il quale io mi sono sempre trovata molto bene a livello di copertura e di performance. È molto simile all'Olcovered di Inglot. Potete scegliere tra, mi pare, addirittura una sessantina di colorazioni. E come vedete, copre, ma non rimane grasso. Della stessa linea c'è anche il correttore, in tantissime colorazioni anche lui, che vi faccio vedere oggi in colorazione NW25, che è una delle colorazioni che funziona un po' di più, è quella che se devo truccare qualcuno nel 60% dei casi va bene. E me lo vado a picchiettare sotto l'occhio. Spesso, se voglio un effetto un pochino più leggero, vado a mescolare all'interno del correttore la crema alla caffeina, che per chi conosce MAC ormai è famosissima perché dagli albori, che è la Fast Response. Questa è una crema contorno occhi che all'interno ha appunto la caffeina e dà un effetto molto setificato alla parte. Sapete addirittura come viene utilizzata questa nel retro delle sfilate? Viene utilizzata a mo' di struccante fighissimo, nel senso, se voi avete un po' di prodotto che è sceso e passate la fast response in questo modo, viene via assolutamente tutto e la parte non si rovina, non si arrossa. Come vi dico sempre, mescolando il contorno occhi alla crema, mescolando la crema contorno occhi al correttore, ovviamente ottenete subito un effetto molto più elastico e morbido di prodotto. Guardate sempre la differenza tra una parte e l'altra. Vado ad incipriare, MAC ha tantissimi tipi di cipria, quella però con cui mi trovo molto bene in maniera molto rapida, che utilizzo sempre, sono le cipre Blot. Vale a dire, sono divise in macro categorie light, light plus, medium, e quindi non hanno dei numeri e sottotoni specifici, quindi sono abbastanza versatili. In questo caso sto utilizzando la medium.
E guardate, con tutto che la copertura è una copertura molto alta, l'effetto rimane non di mascherone. Se qui sopra dovessi andare a fare quelli che sono i miei passaggi normali, cosa andrei a fare adesso? Andrei a passare la terra. Come vedete, i pack sono tutti quanti uguali, la terra cambia perché è la scritta oro, e nella colorazione bronze. E la passo un po' a mo' di contouring. Ma con quello che mi rimane sul pennello la distribuisco su tutto quanto il resto. Ovviamente andrò anche ad illuminare una palette molto carina di illuminanti, anche questa, se andate a vedere nel video dell'anno scorso anche le trovate, sono queste, l'Hyperreal Glow, che potete mescolare insieme i colori da utilizzare sia asciutte che io spesso ne mescolo proprio col Fix Plus. Spruzzo sul pennello quello che avete visto all'inizio e quando vado a truccare poi mescolando la polvere l'effetto è molto più evidente. Passo le sopracciglia e vado con la Lingering. Io questa a volte la utilizzo anche in versione eyeliner, ma so che per voi è un po' più complicata, quindi ve la faccio vedere appunto in matita. Ed è un colore che per le bionde è veramente perfetto, mentre se siete castane o un pochino più scure, la colorazione è perfetta è la Spiked. E vado a fissarlo con il suo gel per sopracciglia, sempre in colore Lingering, quindi qui non fate errori di abbinamento di colorazione. E soprattutto come pack, questo è molto grande, la grammatura dentro è veramente tanta. Sulle guance mi metto uno dei miei colori preferiti. Lo sapete che io i tutorial li realizzo con quello che mi arriva di nuovo perché acquisto o con quello che già ho. E come si vede, questo ce l'ho, mi piace e lo metto tanto. E è Pink Snow, che dà questo effetto rosato molto fresco. Se quello aveva il buco, ha il buco anche questa. Allora, ci sono delle persone che mi dicono: ma non ti vergogni a utilizzare il prodotto col buco? Sinceramente non ci avevo neanche mai pensato, ma in realtà no, perché è proprio veritiero, nel senso questa la utilizzo tanto e si vede che è un prodotto che mi piace. Quindi no, se pensate che sia brutto ditemelo, cerco di non farvi rivedere i buchi, però secondo me non c'è niente di male. E perché ve la sto facendo vedere? Perché sul sito di Look Fantastic questa è una promo molto carina secondo me, dove con questa avete insieme il mascara, che è il mio preferito, dopo vi faccio vedere l'Extreme Dimension, una versione piccola di crema strobe, che è una crema illuminante, una sorta di primer illuminante per il viso, il fixer, cioè questo in versione piccola, e il balsamo labbra. Penso di non dimenticare niente, ve lo metto sotto. E vi ricordo questa cosa perché mi sa che non ve l'ho mai detta. Sul sito di Look Fantastic voi avete sempre un codice attivo che è Marianna LF, cioè Marianna Look Fantastic, tutto maiuscolo, che sul sito ci trovate sempre delle offerte. Inserendo questo codice ottenete il massimo dello sconto che vi può essere applicato, fino al 25%, quindi spaziate, c'è tutto. Per dirvi, io prima, ecco, mi è arrivato un pacco, ho preso Olaplex, ho preso altri prodotti, però ne parleremo più avanti. Vado a realizzarvi il trucco con questa. Io ho comprato anche questa, ma mi sembra, visto che questa la finiamo, l'altra l'apro più avanti. Di norma io qui sotto ci vado a mettere una matita che è Prunella, che però non ho ritrovato, quindi ve la scrivo sotto, ma oggi ve lo realizzo senza. Vado a prendermi questo. Questo colore si compra anche singolo e si chiama Sketch, e secondo me è uno dei più belli in assoluto di MAC, insieme a questo che si chiama Antiquid, che è un colore bellissimo. Vado a passare Sketch un po' su tutta quanta la palpebra mobile, a mo' di ombreggiatura opaca. In questo modo vado subito a far rientrare la parte. Con un pennellino tagliato prendo questo colore, che in realtà vi sembra marrone, ma è una sorta di nero con all'interno Vado a prendere questo che vi sembra marrone, ma in realtà è un nero con all'interno dei glitter che quindi lo sdrammatizzano, ma la pigmentazione è molto alta. E con questo appunto mi faccio la bordatura. Ora, prima di andare a lavorare ancora sopra, lavoro sotto, quindi lo stesso colore, poggiando la palette, me lo vado a sfumare tra le ciglia. Prendo questo oro, come vedete ha un bel buco,
e vado a illuminare la prima parte. Questo fa dimostrazione che è un colore che uso tantissimo, come vedete che l'altro buco è anti-quid. E vado a sfumare qui sulla palpebra al centro. Voi lo sapete, sicuramente avrete anche dei colori simili. Io lo sto facendo vedere, quindi se volevate sapere come erano questi prodotti, vi sto dando una sorta di recensione o di feedback, ma se avete dei colori similari potete truccarvi in questo modo con quello che avete. Con la palettina di illuminanti prendo il colore più chiaro e vado qui sotto. Se mi chiedete invece il colore più bello, secondo me, come punto luce di MAC, io vi dico che i miei preferiti sono Rice Paper, Shroom, Naked Lunch e se vi piacciono i colori un po' satinati, altrimenti Orb e Brûlée se vi piacciono gli opachi. Prendo questo colorino con una punta violaceo ma opaco, che appunto rimane una sorta di colore ombra in questi tipi di sfumature e salgo verso su. Con lo stesso colore vado qua sotto. E come sapete che faccio sempre, mi riprendo un po' di blush e salgo ancora un po'. Stesso discorso ovviamente con la terra, perché è una conformazione di viso tipo la mia, andate a sfumare un po' di più. Quanto riguarda il mascara, io utilizzo sempre l'Extreme Dimension di MAC, perché ha uno scovolino che a me piace molto, che è fatto in questo modo. Prende bene, lascia prodotto in curva. Quando vedete la versione con la scritta Tiffany è waterproof, se invece avete la scritta nera è un mascara normale. Io d'estate generalmente lo utilizzo in versione waterproof e me ne metto un pochino anche qua sotto. Replicato anche dall'altra parte, sulle labbra mi ero messa Acme, che me lo ripasso, ed è un rossetto dalla texture molto trasparente, come vedete un color carne, uno di quelli proprio che si mettono tutti quanti i giorni. E tra l'altro questa cosa, se non la sapete, ve la ridico, se già la sapete ve la ricordo. Se portate 6 vuoti, quando avete finito i prodotti, 6 pezzi vuoti, plastica o vetro, in uno store MAC, loro riciclano e voi regalano il rossetto che volete e potete sceglierlo. Quindi questa è una cosa da ricordare carina. E spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi dato qualche consiglio sui prodotti. Se però ci sono dei prodotti in particolare che volete vedere, scrivetemelo, così se ce l'ho li tiro fuori, altrimenti cerco di recuperarli. Vi auguro una buona giornata anche per oggi, se riesco ci vediamo domani.